La stagione delle avanguardie, il futurismo, i manifesti del futurismo. Ecco, come potete vedere dallo schema alla pagina 39, il futurismo italiano, quindi un'avanguardia italiana, è alle origini di una stagione, che è la stagione delle avanguardie. No? È stata proprio anche antesignana di queste avanguardie che poi si sono sviluppate anche altrove in Europa, per una volta tanto, quindi cioè, la cultura italiana non è arrivata al passo dietro, come dire, è stata al passo, non è arrivata a rimorchio, volevo dire, della letteratura straniera, come è avvenuto per esempio per il romanticismo piuttosto che per il verismo, che è venuto dietro il naturalismo, eccetera. È anche lo stesso decadentismo è nato in Francia, il simbolismo è nato in Francia, eccetera. No, la stagione delle avanguardie ha avuto origine in Italia, con un manifesto pubblicato nel 1909, però su una rivista francese, su un quotidiano francese. Come vedete, quindi, dal futurismo italiano poi si sono generati in vari modi altre avanguardie, quali il futurismo russo, il dadaismo e il surrealismo. Quindi avanguardie. Intendiamo quindi dire che nei primissimi decenni del Novecento si sviluppano alcuni movimenti culturali di forte rottura nei confronti del preesistente. Quindi della letteratura, della cultura precedente. Così come appunto un'avanguardia cioè apre dei percorsi, un'avanguardia militare, per esempio, precede il grosso dell'esercito ad esplorare percorsi nuovi, no? A tentare nuove vie, nuove strade. E si tratta di una rivolta culturale, politica, artistica, letteraria, vedremo, a più livelli. Anche a livello della politica, diciamo che si prova un profondo disagio rispetto alla borghesia che ormai è giunta al potere. Ricorderete che infatti dal punto di vista della storia siamo nell'età di Giolitti, quindi età dei compromessi, età del lavorio della politica che cerca insomma, di inglobare o di frenare vari spunti, vari elementi che potrebbero essere centrifughi. Al contrario, invece, la cultura, proprio per questo, cerca di avversare questo modo di fare, cerca di proporre un rinnovamento totale della società e di azzerare il sistema del passato. Questo è stato un periodo, questo tra l'Ottocento e il Novecento, è anche il periodo in cui nasce il mercato editoriale, il mercato librario, quindi la letteratura diventa merce, merce di consumo. Le avanguardie in genere, diciamo che vanno decisamente contro questo sistema, contro il sistema ormai che si è creato, no? Dentro questo sistema abbiamo visto si è inserito in un certo senso bene Gabriele D'Annunzio, il quale a parole, no, disdegna la massa, ma poi ha bisogno della massa dei lettori che comprino, insomma, i suoi libri. Al contrario, le avanguardie sono del tutto disinteressate dell'impatto sul pubblico o della vendita o compravendita della loro arte. E l'arte, già avevamo visto nel decadentismo che spesso l'arte, la poesia era incomprensibile, perché era poesia pura, perché il poeta scriveva per se stesso. Questa cosa viene radicalizzata nel periodo delle avanguardie. Quindi non conta il farsi comprendere, essere comprensibili, anzi, la poesia viene presentata provocatoriamente come un frutto del tutto gratuito della propria mente,
spesso associata anche ad altre arti. Infatti, vabbè, il futurismo non è solamente un'avanguardia letteraria, ma è un'avanguardia anche pittorica, scultorica, cioè insomma anche nel campo delle arti figurative, intendevo dire, no? Insomma, lo scopo delle poesie futuriste non è quello di farsi comprendere e di avere un pubblico. Abbiamo pertanto quindi un rinnovamento totale e la costituzione in gruppi. Vedremo soprattutto Marinetti, quando tornerà in Italia, creerà degli eventi che sono queste serate futuriste. Insomma, intorno a lui proprio si aggrega questo movimento, intorno a lui si aggrega questa avanguardia e si creano appunto questi gruppi. Un po' più sfaldato vedremo il gruppo dei crepuscolari, un po' più compatto il gruppo dei futuristi, però compatto per poco tempo, per quei pochissimi anni, perché poi dopo arrivò, insomma, la Prima Guerra Mondiale e tutto, cioè, lo scenario anche culturale cambiò. Sta di fatto quindi comunque che queste avanguardie gettarono dei ponti su quella che possiamo definire la novità della poesia del Novecento, quindi sulla poesia novecentesca, cioè aprirono degli orizzonti nuovi che poi saranno esplorati con maggiore consapevolezza e con maggiore anche diciamo, capacità artistica e poetica da poeti successivi, ci viene in mente particolarmente Ungaretti. Ecco, Filippo Tommaso Marinetti, dicevamo che ha scritto e pubblicato il manifesto del futurismo nel 1909. Infatti è lì che si era formato, a Parigi, dove trascorse la giovinezza, cioè, nato ad Alessandria d'Egitto, tra l'altro esattamente come Ungaretti, poi ha trascorso la giovinezza a Parigi, quindi possiamo dire, no, un iter molto simile, vedremo, a quello di Ungaretti, e poi nel 1909 ha pubblicato il primo manifesto del futurismo, programma teorico del movimento di cui fu il fondatore e il principale esponente. Come vedremo leggendo adesso questo testo, egli esalta il mito della macchina. Intende la poesia come energia, ribellione, rifiuto del passato, ansia di rinnovamento artistico, politico, sociale, desiderio di una totale adesione al ritmo vorticoso della vita moderna, della società tecnologica, esaltazione dell'industria, quelli erano anche anni e decenni in cui era arrivata in Italia la rivoluzione industriale. È perfettamente, diciamo, organico, se vogliamo, questo tipo di nuova situazione economica e sociale. E quindi, oltre a questo, dal punto di vista politico, Filippo Tommaso Marinetti si caratterizza per un acceso nazionalismo. Sappiamo anche questo. Sappiamo che all'epoca, fra 800 e 900, molto si era diffuso il nazionalismo. Si era passati dall'idea di nazione, che era nata appunto nel periodo del romanticismo, come legittimo desiderio dei popoli ad autogovernarsi, ad una esasperazione di questo, al nazionalismo, e quindi alla giustificazione anche delle imprese coloniali, nell'ottica dell'ingrandimento, insomma, dell'espansione e della sempre maggiore importanza della propria nazione in una lotta quasi nagone in competizione con le altre nazioni europee, per esempio. È perfettamente all'interno di quest'ottica Filippo Tommaso Marinetti esalta le imprese coloniali, esalta la guerra come igiene del mondo, vedremo, e quindi il ruolo della nazione che deve dimostrare i suoi muscoli, la sua energia, la sua ribellione e quindi spazzar via tutto. È chiaro che insieme a questo abbiamo anche un disprezzo per tutte le letterature precedenti, per tutta la
la cultura precedente, quella accademica, per esempio, dei professori universitari, e comunque lo erano stati De Santis, Carducci e Pascoli. Ecco, quindi occorreva tagliare i ponti con il passato e quindi vediamo per esempio anche dei titoli, no, di questi testi, manifesti futuristi. Uccidiamo il chiaro di luna, sta a indicare evidentemente che voleva fare i conti e Piazza Pulita una volta per tutte con i romanticismi di qualsiasi genere, contro Venezia passatista, perché Venezia era quasi l'incarnazione, no, di una gloria passata, insomma, della cultura del passato, con i suoi musei, con le sue opere d'arte. E poi ancora la Divina Commedia è un verminaio di glossatori. Non è che ce l'avesse direttamente con Dante, in questo caso Filippo Tommaso Marinetti, ce l'ha con i glossatori, cioè con i commentatori, cioè con quella sfilza di professori universitari di filologia dantesca che allora si stavano moltiplicando nelle università italiane e che quindi vivevano con le glosse, cioè con i commenti della Divina Commedia. Contro i professori, quindi, professori dell'università, eccetera, eccetera. E poi ancora, in un altro testo che si intitola Guerra sulla igiene del mondo, Marinetti scrive: Noi abbiamo sacrificato tutto al trionfo di questa concezione futurista della vita, tanto che oggi odiamo, dopo averli immensamente amati, i nostri gloriosi padri intellettuali, i grandi geni simbolisti, Edgar Poe, Baudelaire, Mallarmé e Verlaine. Anche contro quindi gli ultimi maestri, quelli che erano stati maestri appunto, vi ricordate, del decadentismo, Edgar Allan Poe, Baudelaire, i grandi precursori del decadentismo e i grandi poeti simbolisti francesi, tra cui appunto Mallarmé e Verlaine. Intendono i futuristi professare la loro nuova religione morale della velocità. Accanto al manifesto del futurismo, qualche anno dopo, a dire la verità, nel 12, sempre Marinetti pubblicò il manifesto tecnico della letteratura futurista, che era particolarmente innovativo dal punto di vista appunto delle tecniche letterarie. Anzitutto, diffondendo a più non posso il procedimento analogico, cioè l'analogia che pure noi abbiamo trovato in alcune poesie di Gabriele D'Annunzio, no? Analogia al posto della logica, persino di Giovanni Pascoli, abbiamo visto anche ieri, diventa ormai un modus operandi di tutto quanto il testo poetico, cioè l'accostamento di parole, soprattutto di nomi. L'uno all'altro. Non è più infatti l'analogia proposta dai simbolisti, dove i significati sono impalpabili, spirituali e metafisici, ma un'analogia che sappia rappresentare l'ossessione lirica della materia, quindi gli oggetti, la materia, gli uni accostati agli altri, i sostantivi doppi, ecco un'altra tecnica letteraria proprio utilizzata da Marinetti, il sostantivo doppio. Poi ancora, come vedremo, insomma, leggeremo il manifesto tecnico della letteratura futurista, proprio l'abolizione, distruzione della sintassi. Ecco, se deve prevalere l'analogia sulla logica, si deve distruggere la sintassi, cioè si deve distruggere la costruzione della frase in modo logico, coerente e con le sue gerarchie. Non ci sono più gerarchie. Nel procedimento analogico le parole sono tutte buttate al lettore l'una dopo l'altra senza nessuna gerarchia, senza nessuna sistemazione. E si abolisce quindi anche l'interpunzione, quindi la punteggiatura. Si parla appunto di paroliberismo, le parole in libertà. Quindi parole in libertà, cioè disporre sostantivi a caso, così come nascono.
Persino la forma grafica delle parole è importante, quindi loro quando stampavano le loro poesie erano molto attenti ai caratteri e a differenza di quanto avveniva tradizionalmente, per cui insomma una poesia veniva scritta con le stesse dimensioni, lo stesso carattere all'interno della pagina, no? Con i versi, eccetera, eccetera. Invece, poesie futuriste, ogni parola, insomma, aveva caratteri diversi, dimensioni diversi, cioè proprio anche tipi di caratteri diversi, no? Insomma, come quando, non so, certe volte succede oggi, no? Quello che si usa oggi in certi forum, non so, si cambia, si modella o si varia la dimensione del carattere, la tipologia del carattere. Ricordo per esempio i libri di, scusatemi questo paragone forse, i libri di Geronimo Stilton che leggeva mio figlio, no? Con le variazioni di dimensione di carattere. Ecco, diciamo che Marinetti è stato originale perché è stato il primo, no? A utilizzare queste tecniche, per non parlare del calligramma, che erano delle poesie che assumevano la forma di quello che doveva essere descritto. Che ne so, per esempio Marinetti doveva scrivere una poesia sul cannone o sulla palla di cannone, disponeva le lettere in modo che avessero la forma della palla del cannone. La stessa cosa poi fece più o meno Guillaume Apollinaire nella poesia francese, il calligramma. L'aspetto visivo, perfino acustico, o tattile, no? Quindi scrivere in rilievo, insomma, tutte nuove tecniche che si sperimentano, così come si sperimenterà moltissimo ad esempio, pensate nel dadaismo, no? Che, come abbiamo visto, però è un'avanguardia, in un certo senso, successiva al futurismo nel campo dell'arte figurativa. I linguaggi vengono fusi, appunto il linguaggio della parola, insieme ad altri linguaggi artistici, espressivi, figurativi, eccetera. La letteratura diventa una letteratura pittura, spettacolo, e oltre a questi due che leggeremo adesso, cioè il manifesto del futurismo e il manifesto tecnico della letteratura futurista, furono pubblicati altri manifesti, perché i futuristi avevano una sorta di progetto, no? E volevano modificare, rivoluzionare l'arte in tutti i campi. E così fecero manifesti, diciamo, nel campo del manifesto dei pittori futuristi, o la pittura futurista. Tra l'altro qualche anno fa ci fu anche una mostra insomma, su questo, Boccioni era, ricordate, il scultore, non so se state facendo queste cose anche in storia dell'arte, no? Carrà con i suoi quadri, eccetera. Poi il manifesto dei musicisti futuristi, no? Come il Pratella, poi l'arte dei rumori di Russolo, la scultura futurista di Boccioni, il teatro di varietà e il teatro futurista. Quindi, come vedete, c'era un progetto, c'era un programma, no? A tutto tondo, che, ripeto, effettivamente riscosse un certo, cioè, fu una grande provocazione, anche un certo successo, possiamo dire, all'interno della cultura non solo italiana, ma anche europea. Ecco, quindi vi dicevo dell'importanza di questo movimento in quegli anni, proprio dal 9 al 14-15. Poi dopo, con la guerra, ripeto, le cose andarono un po' cambiando, perché anche se leggiamo, per esempio, adesso, se leggiamo, per esempio, un po' la biografia di Filippo Tommaso Marinetti, ci accorgiamo che dopo questa fase esplosiva e così feconda, insomma, di questo periodo immediatamente precedente alla Prima Guerra Mondiale, poi le scelte ideologiche di Filippo Tommaso Marinetti portarono tutto sommato a una smentita, ecco. Cioè, il fatto di aver aderito al fascismo costituì per Marinetti la smentita di quelle premesse da cui era partita la sua operazione culturale. Lui che aveva lottato contro le accademie diventa accademico d'Italia, no? Quindi riconosciuto appunto da Mussolini, dal regime, no?
E la conferma degli equivoci in cui era caduto il suo tentativo di trasferire l'esperienza artistica in un programma politico. Cioè tutte le declinazioni politiche, insomma, del futurismo furono quanto di peggio si possa pensare. Quindi la giustificazione della guerra, la guerra è solo il genere del mondo, quindi i futuristi furono interventisti, e poi del fascismo nel periodo successivo. E così. Gli ultimi anni, diciamo che Marinetti, un po' come lo stesso D'Annunzio, diventò una specie di icona culturale, insomma, del ventennio, e perse sicuramente il ruolo predominante che aveva avuto nella cultura prima, della guerra. E morì nel 1944 a Bellagio sotto la Repubblica di Salò. Nell'ultima di quelle guerre in cui aveva ciecamente creduto, quindi proprio direi che proprio si snatura, ma forse anche si mostrano un po' i limiti, ecco, tutto sommato, di questo movimento, con quello che avvenne a livello politico e che fu giustificato da Marinetti. Per quanto riguarda le opere e le poesie di Marinetti, come Zhang Tum Tum, insomma, e altre poesie, io più di tanto non mi soffermerei, diciamo, su quelle che sono le realizzazioni in campo poetico dei futuristi. E invece, vi vorrei far leggere i due manifesti del futurismo, che sono appunto il Manifesto del Futurismo, alla pagina 24, è il manifesto tecnico della letteratura futurista, perché mi sembra che soprattutto a questo livello, no? A livello di questi testi programmatici, che indubbiamente il futurismo riuscì ad influenzare moltissimo la cultura dell'epoca, spingendola ad una provocazione, a una sperimentazione. Cercando di spiegare le ragioni delle proprie scelte apparentemente incomprensibili, strane, chiarendo le ragioni e quindi cercando di spiegare il motivo per cui cercavano di sconvolgere in questo modo nettamente, decisamente la cultura e poi vedremo anche la letteratura precedente. Manifesto del futurismo, abbiamo detto, pubblicato in Francia nel 1909 su Figaro. Leggiamo la parte centrale. Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità. Ecco, attenzione all'uso del pronome di prima persona plurale, che rivela appunto il carattere di piattaforma programmatica del manifesto. È vero, l'ha scritto lui, è un testo di Filippo Tommaso Marinetti, ma lui si sente portavoce di un gruppo, cioè non di un singolo, no? Ma anche di tutti quelli che hanno aderito, stanno aderendo o aderiranno in futuro a questo movimento, no? Quasi si convertiranno al futurismo. Il coraggio, l'audacia, la ribellione saranno elementi essenziali della nostra poesia. Notate l'enfasi propagandistica e provocatoria, del testo. La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi, il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno. Ecco, quindi diciamo che programmaticamente, riprendendo delle idee che erano state anche del filosofo Georges Sorel, Filippo Tommaso Marinetti esalta anche la violenza, no? Lo schiaffo, il pugno, la guerra, eccetera, no? Come suprema accelerazione della vita. Insomma, i futuristi esaltano tutto ciò che è dinamico. E quindi, come vedremo, macchine, treni, nuove tecniche, tecnologie basate appunto sulla velocità, e invece negano valore all'inerzia, al sonno e a tutto ciò che invece è statico.
No, infatti poi dice ancora, noi affermiamo, dice, infatti la bellezza della velocità, noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità, idolo supremo della modernolatria, cioè dell'adorazione della modernità. Il futurista ama ed esalta la velocità, espressione dell'incessante divenire dell'universo, in cui le moderne invenzioni tecnologiche consentono di adeguarsi. La velocità ci ha permesso di conoscere il mondo. Pensate anche all'aereo, no? Un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti, dall'alito esplosivo. Un'automobile ruggente che sembra correre sulla mitraglia è più bello della vittoria di Samotracia. Quindi addirittura provocatoriamente Marinetti dice che un'automobile da corsa con la sua cassa metallica che richiude gli organi motori dell'automobile è persino più bello della famosa Nike di Samotracia. Era una bellissima statua che rappresentava questa divinità che vola il panneggio, insomma, che sottolinea questo momento del volo, molto bella, acefala, cioè priva della testa, era una sorta di modello per gli scultori, quasi un modello di bellezza accademica. Però era, per Marinetti rappresenta proprio un qualcosa, quella statica delle statue antiche, contrapposta alla nuova bellezza dinamica e futurista di un'automobile in corsa. All'inizio la parola automobile era maschile, infatti noterete che è scritto senza apostrofo. Ecco perché dice un'automobile è più bello della vittoria di Samotracia. Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la terra. Lanciata a corsa e sapure sul circuito della sua orbita. Quindi noi esaltiamo l'uomo che tiene il volante, l'automobile, diciamo, la cui asta ideale, quindi diciamo, il volante, lanciata a corsa, quindi lanciata a corsa attraverso tutta quanta la Terra, no? Attraversa la Terra sul circuito della sua orbita. Anche la Terra ruota su se stessa, contemporaneamente descrive una traiettoria ellittica intorno al Sole. Ebbene, diciamo che l'uomo al volante di un'automobile partecipa di questo dinamismo, di questa corsa. Bisogna che il poeta si prodighi con ardore, sforzo e munificenza, quindi con generosità, per aumentare l'entusiastico fervore degli elementi primordiali. Insomma, il poeta deve aderire al flusso vitale dell'universo, al ritmo della natura, una sorta quindi di interpretazione e in senso, cioè, come di un'aggiunta a quel discorso che avevamo visto dell'adesione al flusso vitale nel panismo d'Annunziano. Qui portato alle estreme conseguenze. Non v'è più bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze ignote per ridurle a prostrarsi davanti all'uomo. Quindi, esaltazione della lotta, esaltazione del dinamismo. E noi siamo sul promontorio dei secoli. Ecco, attenzione, qui abbiamo una sorta di sinestesia, perché promontorio è una categoria spaziale, no? Mentre invece i secoli ci fanno venire in mente il tempo. Sinestesia in questo caso quindi tra spazio e tempo, più che tra piani sensoriali. E insomma, anche la sinestesia viene utilizzata, così come era utilizzata dai poeti simbolisti e decadentisti. Viene utilizzata anche dai futuristi per rendere la simultaneità delle sensazioni ottenuta grazie alla velocità.
La percezione artistica deve annullare la barriera tra le diverse sfere sensoriali, visiva, acustica, olfattiva, e abbattere le categorie di tempo e di spazio. Siamo sul promontorio dei secoli. Perché dovremmo guardarci alle spalle se vogliamo sfondare le misteriose porte dell'impossibile? Noi dobbiamo guardare avanti, ecco, se loro sono futuristi, loro combattono il passatismo, no? Cioè guardare all'indietro. Il tempo e lo spazio morirono ieri, noi viviamo già dell'assoluto, perché abbiamo già creata l'eterna velocità onnipresente. Noi vogliamo glorificare la guerra, ecco quindi il discorso dell'esaltazione della guerra di cui abbiamo già detto. Sola igiene del mondo, è uno dei passi più famosi di questo manifesto del futurismo. La guerra è igiene, quindi la guerra sistema, purifica, toglie di mezzo quelli che pensano troppo al passato. Noi vogliamo glorificare il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, quindi anche gli impulsi rivoluzionari individuali vanno benissimo, purché non si stia fermi, no? ma che ci si dia da fare per cambiare, per modificare le cose. Le belle idee per cui si muore è il disprezzo della donna. Erano misogini i futuristi, dal momento che esaltavano lo schiaffo, il pugno, la violenza, la guerra, eccetera, erano sicuramente contrari e disprezzavano invece tutto ciò che riguardava la donna, il sesso debole, che era l'esatto contrario, insomma, di loro. La polemica provocatoria rivolta contro la donna, che è simbolo di dolcezza e militarezza. Ma per forza, se loro esaltano il militarismo, no? In modo un po' goffo, come abbiamo visto prima, infatti mette insieme militaristi, libertari, eccetera, no? Comunque, sicuramente sono contrari alla donna come simbolo di dolcezza e di debolezza. E infatti dice subito dopo: noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie di ogni specie e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica e utilitaria. Quindi, anzitutto, distruggere musei, biblioteche e accademie, luoghi tipici del passatismo, no? In cui si conserva quello che c'era nel passato, accostati ai suoi presunti luoghi comuni ideologici, il perbenismo, no? Il moralismo, il sentimentalismo, la codardia, e poi sono contrari al femminismo, come abbiamo spiegato anche prima. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere, dalla sommossa. Canteremo le maree multicolori o polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne. Ecco, l'immagine, queste maree multicolori e polifoniche, risponde sempre al canone dell'arte simultanea, della sinestesia, insomma, di cui abbiamo parlato prima, teorizzata dal futurismo. Multicolori e polifoniche. Come vedete, si fondono insieme colori e suoni in un'unica percezione molteplice e simultanea, abolendo ogni distinzione e ogni successione spazio-temporale. Ma poi finirete da soli di leggere questo manifesto del futurismo, perché adesso è il caso invece di leggere una parte del manifesto tecnico della letteratura futurista, che si trova alla pagina 26 e che risulta appunto programmatico, no, per le è importante per noi, perché sicuramente ci saranno dei poeti, ripeto, soprattutto Ungaretti, ma comunque anche altri, che risentiranno di queste provocazioni, insomma, di questo manifesto tecnico del futurismo. Infatti scrive Marinetti, e questa volta in Italia pubblica questo manifesto, abbiamo detto 3 anni dopo, dice: bisogna distruggere la sintassi, disponendo i sostantivi a caso, come nascono. Si deve usare il verbo all'infinito perché si adatti elasticamente al sostantivo e non lo sottoponga all'io dello scrittore che osserva o immagina. Ecco, quindi, eliminare tutto ciò che è soggettivo, intimistico, lirico, e quindi utilizzare il verbo solo all'infinito e non coniugarlo.
Il verbo all'infinito può solo dare il senso della continuità della vita e l'elasticità dell'intuizione che la percepisce. A noi del verbo interessa solo l'azione che richiama. Non interessa dire se è un io o un tu o un egli, un noi, un voi, essi che fanno questa azione, ma interessa solo rappresentare questa azione, questo dinamismo. Poi si deve abolire l'aggettivo perché il sostantivo nudo conserva il suo colore essenziale. L'aggettivo, avendo in sé un carattere di sfumatura, è inconcepibile con la nostra visione dinamica, poiché suppone una sosta, una meditazione. Ecco, l'aggettivo determina, l'aggettivo arricchisce, l'aggettivo ci fa riflettere, ci fa capire meglio una cosa, ce la fa descrivere meglio, no? Però è come un soffermarsi, no? Siccome Marinetti dice, non occorre soffermarsi, cioè bisogna non soffermarsi, non riflettere sulle cose, non cogliere le sfumature, ma andare avanti per colori piuttosto netti e chiari, e distinti gli uni dagli altri, senza sfumature, dice di abolire l'aggettivo che modifica il sostantivo e anche l'avverbio che modifica il verbo o l'aggettivo stesso. Vecchia fibbia che tiene unite l'una all'altra le parole. L'avverbio conserva alla frase una fastidiosa unità di tono. Ogni sostantivo deve avere il suo doppio, cioè il sostantivo deve essere seguito senza congiunzione dal sostantivo a cui è legato per analogia. Ecco qua il discorso che facevamo prima, c'è il procedimento analogico, il sostantivo doppio. Quindi generalmente il sostantivo è legato a un aggettivo, giusto? Invece Marinetti dice no, di legare a un sostantivo un altro sostantivo. Questa cosa sicuramente non giova alla comprensione del testo. Cioè, se noi mettiamo un aggettivo a fianco a un sostantivo, favoriamo la comprensione del testo, no? Quindi se diciamo, che ne so, tavolo bello. Se invece ha un sostantivo, accostiamo un altro sostantivo che apparentemente non ha nessun legame logico, tavolo scarpa, tavolo foglia, cioè, capite? Veniamo meno sicuramente a un effetto di comprensibilità, di comprensione del testo. Dice infatti esempi di sostantivo doppio secondo Marinetti, uomo torpediniera, donna golfo, folla risacca, piazza imbuto, porta rubinetto. Ecco, vedete quindi l'effetto particolare che si ottiene accostando a un sostantivo ad un altro. È un effetto analogico, quindi non logico, non chiaro, logico, se, razionale, ecco. Siccome la velocità aerea ha moltiplicato la nostra conoscenza del mondo, la percezione per analogia diventa sempre più naturale per l'uomo. Bisogna dunque sopprimere il come, il quale, il così, il simile a. Cioè, non bisogna dire, ne so, la folla allora era come una risacca, era simile a una risacca, era così come. No, bisogna dire folla risacca, capite? Meglio ancora, bisogna fondere direttamente l'oggetto con l'immagine che esso evoca, dando l'immagine in scorcio mediante una sola parola essenziale. Abolire anche la punteggiatura. Essendo soppressi gli aggettivi, gli avverbi, le congiunzioni, la punteggiatura è naturalmente annullata. Che cosa serve la punteggiatura? Ecco, lo dico sempre a voi quando correggo i temi, se non per rendere più chiaro, comprensibile, ordinato il testo. Ma visto che lo scopo di questa nuova letteratura, di questa nuova cultura, non è quello di essere compreso, ecco che bisogna abolire anche la punteggiatura. Nella continuità varia di uno stile vivo che si crea da sé, quindi le parole l'una dopo l'altra senza punteggiatura, senza le soste assurde delle virgole dei punti. E qui vedremo, appunto, leggeremo le poesie di Ungaretti che effettivamente non hanno la punteggiatura. Per accentuare certi movimenti e indicare le loro direzioni, si impiegheranno segni della matematica, il più, il meno, il per, il diviso, l'uguale, maggiore di, minore di e i segni musicali. Nell'ottica di quella unione, fusione fra le arti, fra le tecniche, fra le discipline,
le manifestazioni artistiche o comunque le manifestazioni intellettuali, dice Filippo Tommaso Marinetti di non usare la punteggiatura, ma semmai di usare segni matematici o musicali. Gli scrittori si sono abbandonati finora all'analogia immediata. Cioè, non è che l'analogia l'abbiano inventata i futuristi, e di questo loro sono consapevoli, no? Però hanno detto, fino adesso c'è stata un'analogia immediata. Hanno paragonato, per esempio, l'animale all'uomo o ad un altro animale, il che equivale ancora presso a poco a una specie di fotografia, no? Quindi, analogia, quindi l'uomo coniglio, no? Oppure l'uomo volpe, l'uomo lupo, no? Hanno paragonato, per esempio, un fox terrier a un piccolissimo puro sangue. Altri più avanzati potrebbero paragonare quello stesso Fox Terrier trepidante a una piccola macchina Morse. Ecco, noi futuristi non facciamo un'analogia immediata, ma facciamo un'analogia non immediata. Diciamo quindi non Fox Terrier puro sangue, ma diciamo Fox Terrier macchina Morse. Io lo paragono invece a un'acqua ribollente. Sono sempre analogie sempre più lontane dalla logica, sempre più lontane dalla capacità, dalla possibilità di essere comprese, dalla comprensibilità, insomma, sempre più quindi gratuite e fini a se stesse. Vein ciò una gradazione di analogie sempre più vaste, ecco, quindi non un'analogia immediata, ma un'analogia vasta. Vi sono dei rapporti sempre più profondi e solidi, quantunque lontanissimi. L'analogia non è altro che l'amore profondo che collega le cose distanti, apparentemente diverse e ostili. Solo per mezzo di analogie vastissime, uno stile orchestrale a un tempo policromo, polifono e polimorfo, può abbracciare la vita della materia. Ecco, vedete il programma di Marinetti, quindi l'analogia, quindi, polimorfo, quindi, stavamo dicendo, quindi, che abbia più colori, più suoni e più forme. Un'altra cosa importante, quindi, distruggere nella letteratura l'io, sicuramente l'abbiamo già detto. Un'altra cosa importante è quella andando alla pagina seguente, altre cose importanti sono due. Uno, l'immaginazione senza fili, quindi l'immaginazione nella poesia, nella letteratura futurista, deve essere così rappresentata senza i fili della ragione. Questa mi sembra un'altra, diciamo, delle proposizioni programmatiche, no, del futurismo, no? L'immaginazione senza fili. E un'altra cosa importante è l'esaltazione del brutto. Facciamo coraggiosamente il brutto in letteratura, uccidiamo dovunque la solennità. E poi ancora, ecco finalmente, le parole in libertà. Poi odiare l'intelligenza, tutte queste parole in grassetto, oltretutto, sono in grassetto perché le ha scritte in grassetto lui quando ha pubblicato il manifesto tecnico della letteratura futurista, così come quando pubblicava i suoi testi, utilizzava spesso diciamo, dimensioni di carattere o tipologia di carattere, anche il grassetto corsivo, eccetera, in modo appropriato, insomma, per poter evidenziare alcuni aspetti. E quindi, come stavamo dicendo, la esaltazione del disordine all'arte tradizionale si contrappone il disordine, il brutto, all'intelligenza si contrappone la divina intuizione. Ecco, quindi un'altra cosa, infatti dice di odiare l'intelligenza e ridestare la divina intuizione, dono caratteristico delle razze latine. Quindi questo si pone perfettamente in linea con l'irrazionalismo che abbiamo visto dominante ormai a cavallo tra 800 e 900. Mediante l'intuizione vinceremo l'ostilità apparentemente irriducibile che separa la nostra carne umana dal metallo dei motori. E qui ancora l'accostamento dell'uomo alla materia. L'uomo è materia e quindi parla della creazione dell'uomo meccanico, dalle parti cambiabili. Insomma, mi sembra che lui dia degli stimoli molto interessanti e che appaiono addirittura quasi profetici, se pensiamo oggi alla cibernetica o
o ad altre cose insomma, che poi si sono realizzate decenni e decenni dopo il futurismo. Ecco per il motivo per cui anche recentemente il futurismo è stato recuperato, rivalorizzato, eccetera, perché si è trattato in un certo senso di una avanguardia profetica. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.